Ciao a tutti ragazzi, sono Franz, siete su NBA Revival Zone, canale interamente dedicato al mondo NBA. Come ogni domenica alle 14 esce il roster della settimana, i migliori giocatori secondo me della settimana. Se siete pronti, partiamo! Partiamo con il primo nome per il roster della settimana. È quello di Russell Westbrook degli Washington Wizards. Il buon vecchio Russ, dopo essersi ripreso fisicamente, sta cercando di trascinare a suon di triple doppie, perché letteralmente nell'ultima settimana viaggia quasi 24 punti, quasi 14 rimbalzi e quasi 12 assist di media. In ogni caso, nell'ultima settimana altre 3 vittorie per gli Washington Wizards e lui ovviamente decisivo con triple doppie, costanti triple doppie. Russell Westbrook, se ad inizio anno era, diciamo, il giocatore più bistrattato, un po' più visto male all'interno di un qualsiasi sistema NBA, ora si è ripreso fisicamente, si sta rivelando veramente l'arma in più di questi Wizards, che hanno agganciato di fatto i Chicago Bulls al decimo posto a est. E se dovessi scegliere al momento tra le due squadre, direi Washington Wizards, perché a parte la Vin fuori per il discorso di protocolli Covid, ma gli Washington Wizards sono veramente lanciati. Mancano ancora una quindicina di partite a fine stagione, ci sono anche gli Hornets da monitorare, perché senza LaMelo e senza Gordon Hayward sono destinati a scendere. Vediamo cosa succederà. C'è Bagar assoluta est, ma tra tutte le squadre che sono in lotta in questo specifico momento, gli Washington Wizards sono sicuramente quelli più in forma. Quindi, posto numero 1 nel roster della settimana, Russell Westbrook. Posto numero 2 nel roster della settimana, altra guardia, diciamo playmaker, shooting guard, definitela voi, ma è Stephen Curry. Negli ultimi 10 giorni sta giocando decisamente da MVP, ovviamente conta anche il record di squadra nella lotta da MVP, al premio di MVP, e per questo Stephen Curry lo vedo un passo indietro rispetto a Embiid o Jokic, che sono i due principali favoriti in questa stagione. C'è da dire però che negli ultimi 10 giorni, restringendo ancora di più il campo all'ultima settimana, Stephen Curry sta viaggiando a 37 di media, è alla decima partita consecutiva con oltre 30 punti, ma il tutto con veramente percentuali totalmente irreali, visto il tipo di tiri che prende e visto che le difese sono praticamente tutte concentrate su di lui. Nella notte hanno perso una partita punto a punto e combattuta comunque contro i lanciatissimi Boston Celtics. Golden State Warriors, che al momento sono noni ad ovest, con la spinta di Steph stanno cercando di raggiungere quantomeno i play-in. Vedremo come andrà a finire, anche perché ora dovranno fare i conti anche con l'infortunio e l'assenza fino a fine stagione di James Wiseman. In ogni caso, Stephen Curry d'obbligo secondo posto nel roster della settimana. Terzo nome nel roster della settimana, e anche qui dal mio punto di vista meritatissimo, è quello di Paul George dei Los Angeles Clippers. Nell'ultima settimana viaggia a 33 punti di media circa, sta giocando veramente forse il miglior basket della sua carriera, direi finalmente. Tutto sta nel vedere se queste prestazioni arriveranno anche nei playoff o se, come al solito, nei playoff si sgonfierà. In mezzo a tutta questa settimana di Paul George c'è stata anche la polemica per la statistica fake che ha illustrato ESPN anche nella partita trasmessa da Sky, ovvero del suo presunto 6 su 50 nei tiri per il pareggio o per il vantaggio tra il quarto periodo e l'overtime in carriera, statistica che è stata poi sbugiardata in rete e definita come fake news. In ogni caso, Paul George sta veramente giocando alla grande in quest'ultima settimana, ma estenderei il periodo alle ultime 2 settimane, periodo in cui Kawhi Leonard ha saltato più di qualche partita, ma periodo in cui i Clippers hanno vinto molte partite. E se devo aggiungere la mia, da quando è arrivato Rajon Rondo sembra che i Clippers abbiano comunque un qualcosa in più da portare sul campo. Clippers che, dal mio personalissimo punto di vista, rimangono i favoriti, ovviamente insieme ai Lakers al completo, ma i favoriti per arrivare alle Conference Finals. Certo è che probabilmente è troppo tardi, perché i Clippers sono terzi,
I Lakers adesso sono quinti, vediamo un po' come si evolve la stagione, se dovesse esserci, ribadisco, un terzo contro sesto, se i Lakers dovessero per qualche motivo avere una debacle senza LeBron James in campo, potremmo veramente assistere a uno dei primi turni più combattuti di sempre in quel della Western Conference. In ogni caso, terzo giocatore nel roster della settimana, Paul George. Quarto giocatore nel roster della settimana è Jason Tatum dei Boston Celtics. I Celtics che sono a 6 vittorie consecutive, lo dicevo nei precedenti video, i Celtics hanno bisogno di mettere in fila 4, 5, 6 vittorie consecutive per scrollarsi di dosso il pericolo dei play-in, e in questa Eastern Conference, vincendo queste partite di fila, puoi ambire al quarto posto. Boston Celtics che hanno agganciato al momento il quarto posto, superando anche gli Atlanta Hawks. Il principale giocatore che ha favorito questo filotto dei Celtics è Jason Tatum, che oltre alla partita da 53 punti contro Minnesota della settimana scorsa, questa notte ne ha messi 44 con 10 rimbalzi contro i Golden State Warriors, un 16 su 25 dal campo che non ammette repliche. Un giocatore che sta crescendo moltissimo in quest'ultimo periodo, lo si aspettava perché il talento è lì, la tecnica di tiro è lì, manca ancora un po' di cattiveria, ma sta arrivando, ragazzi, sta arrivando, ne sono convinto. Quindi Jason Tatum per la settimana appena passata è il quarto nome all'interno del roster della settimana. Quinto nome nel roster della settimana. Avevamo detto, adesso si è infortunato, chissà come rientrerà, non si sa, Jokic favorito per l'MVP, sto granca, perché Joelone Embiid è rientrato e nella settimana ha messo 36, 39, 36, tutti a casa, dominio totale, 3W per Philadelphia e i 76ers che continuano a essere lì in vetta alla Eastern Conference. Joel Embiid è tornato ad essere il favorito per il premio di MVP, un po' per il discorso legato alla posizione in classifica, Philadelphia è prima, Denver è quarta, un po' perché, ragazzi, quando c'è Embiid e quando non c'è Embiid, la differenza per Philadelphia si sente e come. Embiid sta dominando la stagione contro qualsiasi avversario, è in grado di prendersi qualsiasi tipo di tiro, ha una tecnica individuale in post come non si vedeva probabilmente dagli anni 90, azzarderei una Kim Olajuwon, però ragazzi, Joelone Embiid merita il posto nel roster della settimana, probabilmente meriterà la scelta per il primo quintetto all'NBA, che vuol dire ulteriori premi, ulteriori vantaggi anche a livello contrattuale, è una superstar assoluta. Quindi ragazzi, quinto nome nel roster della settimana, Joel Embiid. E andiamo con l'head coach della settimana. Io ci metto il buon Brad Stevens per diversi motivi. Il primo è perché fino a 2 settimane fa veniva additato persino lui come uno dei principali problemi dell'annata storta dei Boston Celtics. Brad Stevens, che è sempre stato detto fosse un grandissimo allenatore, un allenatore che insegna basket, un allenatore ideale per una piazza come Boston, alla prima difficoltà che ha da quando praticamente è entrato ai Boston Celtics ad oggi, è stato subito criticato, è stato subito additato come uno dei motivi della debacle Celtics. Negli ultimi 10 giorni 6 vittorie per i Boston Celtics in fila, zittiti tutti, Boston quarta e si riparte a 1000. Brad Stevens, ragazzi, è uno degli allenatori più talentuosi e più stimati anche all'interno dell'ambiente dell'NBA, si merita secondo me il posto da head coach della settimana e quindi io ce lo metto. Ma andiamo verso la panchina, perché? Perché ho scelto come sesto uomo Derrick Rose dei New York Knicks. I New York Knicks che sono in striscia positiva da anche loro 5-6 partite e Derrick Rose che dalla panchina viaggia a quasi 13 punti di media negli ultimi 10 giorni. Se vogliamo restringere l'ultima settimana a 14 punti contro i Lakers, 15 contro Dallas, 11 contro i Pelicans, ma
soprattutto grande leadership in uscita dalla panchina, una sferzata di movimento, di frizzantezza per l'attacco piuttosto statico dei New York Knicks di Tom Thibodeau. Derrick Rose, che merita secondo me una menzione particolare nella settimana appena conclusa, e lo metto io nel mio piccolo come sesto uomo del roster della settimana. Secondo nome, per rimanere nel revival e nel vintage, ci metto Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, che ha segnato 25 punti nella sconfitta sul finale contro i Boston Celtics e poi altri 13 nella vittoria essenziale, veramente essenziale, per 107-106 contro i San Antonio Spurs, che sono una diretta concorrente, perché Portland è al momento al sesto posto, ma il record è sempre più il distacco con i Dallas Mavs è sempre più corto, per cui stanno veramente rischiando di tornare ai play-in anche quest'anno. Carmelo Anthony sta disputando secondo me una bellissima, un'ottima stagione in uscita dalla panchina. Vediamo un attimo come finirà la stagione, se deciderà di rimanere a Portland o di tentare magari di vincere l'anello da qualche altra parte, visto che a Portland non può e non riuscirà a farlo. In ogni caso, primo posto in panchina nel roster della settimana, ci metto Carmelo Anthony. Secondo posto in panchina nel roster della settimana, ho scelto di metterci Miles Bridges degli Charlotte Hornets, non tanto per il record di squadra, perché gli Hornets sono reduci da 4 sconfitte consecutive, ma perché il suo impatto dalla panchina è sinceramente innegabile. Esce dalla panchina nell'ultima settimana, ha messo 13, 20 e 33 punti, grande impatto, peccato, praticamente è un finto panchinaro, perché poi alla fine gioca tra i 37 e i 40 minuti a partita, però lui esce dalla panchina, quindi bisogna considerarlo un panchinaro. Sta di fatto che la situazione degli Hornets è molto particolare, rischiosa, perché gli infortuni dei due principali giocatori del roster comunque li obbligano a far giocare determinati giocatori molti minuti, 40 minuti a partita. C'è stato poi anche l'infortunio, non so, comunque l'assenza nell'ultimo periodo di Malik Monk, che dalla panchina era un grandissimo aiuto alla squadra. Hornets li vedo in difficoltà, credo scenderanno ulteriormente e hanno al momento il rischio di essere risucchiati sotto il decimo posto, che vuol dire che dopo una stagione dove sono stati praticamente sempre tra le prime 4-5 nella Eastern Conference, gli infortuni hanno condizionato completamente la stagione e rischiano veramente di rimanere fuori dopo una stagione memorabile, sinceramente ben sopra le attese. Però ripartono da entusiasmo, ripartono dalla Melo Ball, ripartono da un discreto spazio salariale in estate, e quindi, visto la nuova passione che è nata in quel degli Hornets, chissà che non riescano a tirare dentro qualche free agent e fare l'anno prossimo finalmente un salto di qualità. Comunque, secondo posto, nella panchina, nel roster della settimana, Miles Bridges. Terzo posto in panchina nel roster della settimana, un altro giocatore di un'altra squadra iper perdente, Josh Jackson dei Detroit Pistons, che sta disputando anche lui una stagione veramente fenomenale in uscita dalla panchina. Nell'ultima settimana addirittura 20 di media dalla panchina per Josh Jackson. Chiaro che ai Detroit Pistons non c'è nessun altro, però insomma 20 di media in uscita dalla panchina devi comunque metterli. In particolar modo i 29 contro gli Oklahoma City Thunder nella vittoria, nella penultima partita, ma anche 17 contro Washington di sabato. Josh Jackson, ribadisco, finalmente sembra essere più o meno esploso al suo quarto anno in NBA. Chiaramente a Detroit sono poche le armi offensive, lui è una di queste, e comunque sta sfruttando i minuti e la quantità di possessi che ha a disposizione, mettendo discrete cifre. Quindi terzo posto nel roster della settimana, Josh Jackson. E mo chi ci metto dietro la lavagna? Ci ho pensato parecchio e alla fine, come due settimane fa, ho scelto di metterci di nuovo i Chicago Bulls. Perché, ragazzi, sono andati all-in prendendo Vucevic. Hanno detto che okay, adesso con Vucevic ai playoff ci arriviamo. Nel frattempo Washington è ripartita e adesso, ragazzi, hanno un grandissimo problema i Chicago Bulls.
Uno, perché Lavine è fuori per Covid Protocol. Due, perché gli Wizards sono lanciati e adesso hanno lo stesso record dei Bulls. Tre, perché la loro scelta dell'anno prossimo è andata agli Orlando Magic. Quindi, arrivando fuori dai playoff, potrebbero aver perso una scelta alta. Vero che hanno tanto spazio salariale anche loro per poter ambire a qualche free agent, ma la mia sensazione era che volessero risalire la Eastern Conference già da quest'anno. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona in quel di Chicago. Billy Donovan dovrà comunque lavorarci, dovrà capire che cosa serve e come far giocare adesso insieme i vari Lavin, Vucevic, ma anche Markkanen, per esempio, che è in scadenza. Io pensavo sinceramente che potessero risalire anche loro ad est. In realtà mi sto rendendo conto, dopo quasi tre settimane dall'arrivo di Vucevic, che non è così, che i Bulls continuano ad avere gli stessi problemi che avevano prima dell'arrivo di Vucevic, ovvero discontinuità. Però insomma, mi aspettavo molto di più, ci aspettavamo un po' tutti molto di più dopo l'arrivo di Vucevic ai Bulls. Quindi dietro la lavagna ci metto i Chicago Bulls, Billy Donovan forse in primis. E anche per questa settimana il roster è stato fatto. Ditemi come sempre nei commenti se siete d'accordo o meno con le mie scelte. Ditemi se mi sono dimenticato qualcuno, date le vostre opinioni, mettete un bel like se vi va, supportate il canale. Noi ci vediamo per i consueti appuntamenti durante la settimana prossima. Un saluto a tutti, il Franz.